Governo, Salvini, incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci sarà. Salvini? Sta perdendo una grande occasione. Se davvero vuole il cambiamento, non può ottenerlo insieme con Berlusconi. Così a Ecco Regione, Radio Cusano Campus, la senatrice delle M5S, Barbara Lezzi, si pronuncia sulla liaison Lega Forza Italia e spiega, Berlusconi ha governato negli ultimi anni e ci ha lasciato un'eredità pesantissima, dalla legge Fornero all'ultimo aumento dell'IVA. Non voglio mettermi al posto di Mattarella, ma il governo che verrà fuori dall'ultima consultazione elettorale non può che avere come premier Luigi Di Maio. Circa l'offerta di dialogo da parte del M5S al PD, Lezzi puntualizza il supporto degli elettori pentastellati, parlando con gli attivisti locali di riferimento o con le persone che incontro per strada, tutti si fidano del contratto che vogliamo proporre. Sono certi che rispetteremo gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale. E circa l'abbandono del timone Dem da parte di Matteo Renzi, osserva, non so se il PD sia derenzizzato, è un aspetto che mi interessa molto poco. A me importa che il PD possa scongelare la propria presa di posizione, anzi il proprio capriccio, perché di fatto non porta avanti argomentazioni plausibili, se non quella relativa alla nostra opposizione seria e rigorosa negli ultimi anni. È ovvio che dovessimo fare opposizione continua e il PD era il primo obiettivo perché era al governo. Non potevamo fare opposizione contro il resto dell'opposizione. Chi ha votato PD voleva che portassero avanti qualcosa. Se Martina vuole parlare di temi, non capisco perché si siano chiusi e non vogliano discutere con noi.